Ciao ragazzi, benvenuti nel secondo episodio del restauro del ciao. Quest'oggi, come avete letto dal titolo, andremo a restaurare il cerchio posteriore e il cerchio anteriore. Partiamo subito con quello posteriore. Cosa servirà? Beh, additivi vari, per esempio qua acqua. Questo è Fulcron, questo è sapone semplice, dopo uso Chantecler Chief. È comunque uno sgrassatore qualunque, va più che bene. Io al posto dello sgrassatore userò il Fulcron diluito, perché il Fulcron di per sé è tanto corrosivo. Poi vabbè, spazzolini vari per grattare nei vari punti. Straci, qua Scottex. Questo è un straccio per asciugare. E dopo una paglietta che andremo a tagliare con la forbice. E il Sidol. E questo qua è un lucida metalli. Vi lascio comunque il link in descrizione se siete interessati. Adesso vi mostrerò su una piccola porzione come fare. Poi faremo un timelapse su tutto il restauro del cerchio. Per iniziare passiamo pulendo bene il cerchio. Quindi io metto due spruzzate di Fulcron diluito. Poi sapone. E infine metto un po' di Chief. Adesso mi è caduto malissimo, però vabbè. Adesso con il nostro spazzolino, in questo caso quello in plastica, iniziamo e passiamo tutto il cerchio. Mi raccomando che più accurati saremo adesso e meglio il lavoro verrà alla fine. Ora con della semplice acqua possiamo andare a risciacquare. Adesso come vedete ha tutto lo sporco, quello era giù, però non vi preoccupate. Ora con il panno vado a risciacquare tutto quanto. Ok, come vedete già adesso questa parte luccica di più rispetto a questa. Ora tagliamo un pezzettino di paglietta e adesso lo dividiamo a metà. Io per aiutarmi ad andare meglio ho messo un faretto per vedere meglio tutto qua, l'utilità è solo questa. Prendiamo il Sidel, lo mettiamo un pochino sulla paglietta e iniziamo a strofinare. Adesso appoggerò la telecamera per andare meglio. Ok, come potete vedere, questo è un pezzettino trattato e invece questo è il cerchio non trattato. Ora posizionerò la telecamera e farò un timelapse di tutta quanto la pulizia del cerchio. Ora, sempre con la stessa tecnica, andiamo a fare anche l'altro lato. Allora, visto da qua, luccica perfettamente, invece quello davanti non sembra neanche che sia cromato. Perfetto così, adesso passiamo alla parte anteriore. Ovviamente andrò a staccare le cinghie da là e le andrò a mettere là in questo modo, potrà girare libera la ruota davanti. Fare questi lavori ci vuole tanta pazienza perché vengono bene, se no fate un lavoro fatto male, piuttosto che farlo due volte, fatelo una volta, prendetevi il tempo e fatelo fatto bene. Perfetto, allora ho posizionato il ciao, come potete vedere è stato bloccato, comunque si vede già da qua come luccica la ruota dietro rispetto a questa. Comunque adesso stessa procedura, sgrassiamo, siamo con il Sidol e si risciacqua tutto quanto. Consiglio di usare l'aria perché ho visto che soffiando si va meglio a pulire il tutto.
Allora, il cerchio posteriore è venuto leggermente meglio di quello anteriore. Adesso dovrò valutare se dovrò dare un'altra passata al cerchio anteriore. Comunque, tutto sommato, come è venuto il lavoro, mi è piaciuto. Adesso, purtroppo, c'è poca luce, comunque dovrebbe vedersi, è molto più specchiato il cerchio. Anche quello anteriore è migliorato un bel po'. Insomma, io spero che questo video vi sia stato utile. Nel caso abbiate domande, basta farle, insomma, nei commenti. E per qualsiasi dubbio o chiarimento, anche consigli, vi invito sempre a lasciare un bel commento. Noi ci vediamo in un nuovo video, adesso vedrò con cosa andare avanti perché devo ordinare i pezzi. Mi raccomando, lasciate un mi piace se vi è piaciuto, noi ci vediamo in un nuovo video. Ciao a tutti!